Ma io penso che i paragoni sia difficile farli perché è cambiata più di metà squadra. Quindi uno i paragoni cioè, li poteva fare nel caso fossero rimasti gli stessi uomini. È cambiata molto la squadra, sono stati presi i giovani bravi ma anche a prime esperienze in B. E poi è anche un campionato diverso, squadre diverse. E secondo me quest'anno c'erano squadre, soprattutto nel reparto offensivo, molto forti e lo stanno dimostrando anche adesso, visto che l'anno scorso entrammo ai playoff con 59 punti, quest'anno penso ne serviranno minimo 65 per entrare. Quindi è un campionato completamente diverso, i paragoni non mi piace farli e non sarebbe né giusto e neanche facile perché ho detto. Sono troppe componenti diverse rispetto allo scorso anno. È vero che abbiamo preso più gol, l'anno scorso eravamo più solidi in fase difensiva, ma anche è vero che abbiamo fatto molti più gol dello scorso anno. Quindi alla fine c'è un sostanziale equilibrio. Forse potevamo fare qualche gol in più che ci avrebbe permesso di raggiungere posizioni migliori, avremmo potuto prendere gol in meno, visto che molti sono stati a difesa schierata con errori individuali, quindi c'entra poco l'atteggiamento di squadra. Dovevamo stare un po' più attenti, più concentrati e avremmo potuto fare di più. Però è anche vero che la Serie B è un campionato difficile. Vedi il Catania lo scorso anno, altre squadre forti che si sono salvate. Noi dobbiamo essere contenti che siamo riusciti a mantenere la categoria perché penso quello era il primo obiettivo. Poi ogni traguardo maggiore raggiunto sicuramente avrebbe fatto piacere a noi, alla società e ai tifosi, ma adesso l'importante è aver mantenuto la categoria e il prossimo anno si ricomincia con un altro spirito. No, ho sentito una fitta, ho capito subito che mi ero infortunato, però ho messo davanti, diciamo, le esigenze della squadra rispetto alle mie, perché il mister ha già fatto due cambi. Eravamo in 10 e mancava solo un cambio. Ho preferito rischiare e giocare con una piccola lesione piuttosto che far sprecare un cambio alla squadra e metterli in difficoltà. Quindi bisogna fare anche questi ragionamenti quando si è in campo. Ho visto che comunque riuscivo a calciare, riuscivo a fare la maggior parte dei movimenti e il muscolo era caldo, quindi ho stretto i denti e ho continuato per poter permettere al mister di fare un altro cambio. No, vabbè, un po' che avevo dei piccoli fastidi, ma finché non raggiungevamo l'obiettivo avrei continuato anche senza una gamba, sinceramente. Adesso è venuta anche questa piccola lesione muscolare e vedremo insomma con lo staff medico il da farsi, quindi non so, poi vediamo nei prossimi giorni cosa succederà. Non so se è vero questi interessamenti, quindi sinceramente a me non me lo hanno chiamato nessuno, non so se hanno parlato con la società. Se fossero veri farebbero piacere, però io ho rinnovato il mio contratto con l'Avellino a gennaio e sono contento di stare qua. Quindi il mio obiettivo, la mia testa è quella di rimanere con l'Avellino. Poi il calcio non si può mai sapere, quindi nessuno può sapere cosa succederà fra 2 mesi. Però adesso la mia testa è solo nell'Avellino e mi piacerebbe raggiungere la Serie A con la maglia dei Lupi, poi speriamo di riuscirci in futuro. Ma mi scoccia perché dopo il derby con la Salernitana noi eravamo dentro, pienamente dentro i playoff e poi niente, la società comunque ha anche operato bene nel mercato di gennaio, quindi c'erano tutti i presupposti per poter far bene. E siamo stati dentro in lotta fino alla partita con la Ternana, secondo me quello è stato il crocevia della stagione. Che secondo me lì meritavamo di vincere con più gol di scarto e secondo me anche un po' di sfortuna lì ci ha negato di restare agganciati alla griglia playoff perché secondo me vincendo quella partita avevamo buone chance di giocarcela fino alla fine, di arrivare queste due partite con Entella e Cesena a giocarci i playoff. Poi non sarebbe stato facile perché comunque abbiamo visto che davanti stanno correndo molto, sono squadre attrezzate che hanno speso tanto e quindi hanno fatto un girone di ritorno importante. Non sarebbe stato facile, però ho detto, se avessimo vinto quella partita con la Ternana, secondo me poteva cambiare un po' la nostra stagione. Purtroppo è andata così e
e niente, non possiamo farci nulla. C'è rammarico perché comunque la squadra ha sempre dimostrato di potersela giocare con tutti. E evidentemente non siamo stati all'altezza delle altre squadre, e se abbiamo questi punti vuol dire che ci meritiamo questi punti e dovremo rimboccarci le maniche e cercare di migliorarci dalla prossima stagione. Non lo so, perché io sinceramente non spetta a me giudicare, sinceramente da dentro non saprei dirlo, perché comunque sono arrivati ragazzi eccezionali che si sono subito ambientati con tutto il resto della squadra, quindi a livello di ambientamento non si è sentito questo innesto di molti giocatori, perché sono arrivati ragazzi veramente speciali. Per quanto riguarda gli equilibri sul campo, non spetta a me, non sono competente abbastanza per riuscire a vedere se hanno spostato gli equilibri, quindi non saprei, però posso garantire che all'interno dello spogliatoio i ragazzi sono arrivati, non hanno mai creato problemi e ho detto, sono ambientati subito con noi. Poi quelle sono valutazioni che farà la società al prossimo mercato, quindi non saprei dire. No, ma io non so se ce la farò a recuperare, però ho visto anche la squadra allenarsi oggi con la solita tenacia, la solita grinta, e noi giocheremo per fare un risultato pieno, perché penso sia giusto così, anche per rispetto delle dirette concorrenti dell'Entella per il piazzamento playoff. Quindi dovremo onorare il campionato e mettersi ancora in mostra e cercare di fare più punti possibili, perché il mister ci chiede quello e giustamente ci tiene anche a fare più punti possibili, visto che è tornato e vuole fare il maggior numero di punti per, insomma, dimostrare il suo valore, e noi dobbiamo metterci in mostra per un nostro orgoglio personale. Quella ci avevo pensato, è più quella, è quella contro anche con lo Spezia lì da loro su un colpo, non so se colpo di tacco, comunque di piede, parata di piede su un tiro ravvicinato di Catellani, mi era piaciuta. No, in campo non mi sono accorto di nulla, perché stavo guardando la palla e è successo palla lontana. Purtroppo sono errori che guarda linee e arbitri possono fare. Non dovrebbero succedere, perché comunque è un errore grave. Un cambio di persona, insomma, non dovrebbe succedere. Però non so se il giudice sportivo cambierà il responso della squalifica, non so come... Ricorso dovrebbe presentare. Ah, c'è la ricorsa, ok. Non sono competente su questi argomenti, però dispiace per Angelo, perché comunque il nostro capitano aveva fatto gol, stava giocando bene, e se verrà confermata la squalifica mancherà, insomma, il suo apporto nelle prossime due partite, che comunque è fondamentale. Guarda, io un po' di campionato del B alle spalle ce l'ho, e ho fatto uno col Verona che erano neopromossi, poi io fui acquistato l'anno dopo e siamo arrivati a un passo alla Serie A. Quindi la Serie B è imprevedibile, con organizzazione come c'è qui, con competenza come appunto c'è qui, e con un progetto come sta facendo la famiglia Taccone e il direttore De Vito, penso che nulla è precluso. Però bisogna sempre rimanere con i piedi per terra, perché la Serie B è un attimo, basta perdere due o tre partite che ti ritrovi subito nella zona di retrocessione. E abbiamo visto quest'anno quanta fatica abbiamo fatto per poter raggiungere questa salvezza, che sembrava già acquisita a marzo. E quindi penso, con rimanendo sempre umili, lavorando, cercheremo sempre di migliorarci. Poi nessuno saprà se riuscirà prima o poi a raggiungere questo obiettivo. Io penso che sia comunque già un grande traguardo per l'Avellino, per questa società, aver raggiunto il quarto anno consecutivo di Serie B. E poi ho detto, mai mettere limiti alla provvidenza, perché penso che è l'ambizione di tutti, il sogno di tutti noi, quello di arrivare in Serie A, e speriamo di riuscirci con questa maglia, perché comunque la gente, la società se lo merita.